Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene. Buongiorno per tutto il giorno. Oggi la Chiesa celebra la memoria di Santa Marta, sorella di Lazzaro e di Maria. Auguriamo buona festa a tutte quante che si chiamano Marta. Meditiamo il Vangelo di Giovanni, capitolo 11, versetti 19 a 27. In quel tempo, molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, le andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: Tuo fratello risorgerà. Le rispose Marta: So che risorgerà nella resurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Le rispose: Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Parola del Signore. L'ambiente fu funebre dopo la morte di Lazzaro. Marta sentì la voce di Gesù, va incontro a lui per dire, ecco, per manifestare il suo dispiacimento della mancanza di Gesù. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù rassicura Marta che tuo fratello risorgerà. Marta entra nel dubbio dicendo: Sì, risorgerà, ma non adesso, cioè io vorrei che lui sia con me adesso. Beh, nell'ultimo giorno sì, ma sarà nel futuro. Gesù rassicura Marta: Io sono la resurrezione e la vita. In quel momento Gesù si manifesta come Dio, perché solo Dio che può dire io sono. L'Esodo 3, il rovetto ardente, no? Quando Mosè voleva avvicinarsi da questo rovetto, Dio ha detto: Io sono colui che sono. Va a dire a Israele che io sono colui che sono. E Gesù dice che io sono. Dunque in quel momento Gesù si manifesta proprio che Dio, lui è Dio, è il figlio di Dio. E da questa manifestazione scaturisce la professione di fede di Marta: So che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che viene nel mondo. Allora da quel momento Marta ha capito che tutto è possibile con Gesù, e perciò Gesù ha detto: Chi crede in me non morirà in eterno. Chi crede in me non morirà in eterno, anche se muore, vivrà in eterno. E così, carissimi, e spesso quando perdiamo le persone care, ci lamentiamo, no? Qualche volta diciamo: Ma dove è stato Dio? Perché Dio ha permesso la morte del mio fratello, del mio parente? Ma perché, perché, perché? È normale dire così, perché siamo sempre a livello umano. Ma Gesù dice che chi crede in lui, anche se muore, vivrà in eterno. Questo per dirci, ecco, la vita nostra non finisce qui sulla terra, perché tutti siamo pellegrini, siamo pellegrini. La destinazione finale è la Gerusalemme celeste, il cielo. Dunque, anche se uno muore sulla terra, ma chi crede, se crede in Cristo, vivrà in eterno, avrà la vita eterna. Per dirci, quando uno muore, è una vita che finisce, la vita terrena, ma c'è la vita eterna che continua. Allora, in quel momento, la morte per noi diventa la porta che ti permette di passare da questa terra al cielo, la porta. Allora, carissimi, penso che oggi dobbiamo sempre continuare a credere, al di là dei morti che sono in famiglia, affidiamo le loro anime al Signore. Potremmo lamentarci, potremmo piangere, è normale, ma alla fine, quale sarebbe il bene a questi parenti? Il cielo. Allora, noi, al di là del dolore che potremmo avere, non dimentichiamo di pregare per queste anime, di confidare queste anime al Signore. Così entrano in paradiso, perché Gesù ha preparato un posto per ciascuno di noi. Facciamo nostra la professione di fede di Marta: Tu sei la resurrezione
è la vita. E questo non vale soltanto, questo vale non soltanto per i morti fisici, ma anche per noi che siamo morti, cioè delle persone proprio che sono che non sanno più che fare, come fare, scoraggiate, demoralizzate, pensa che la vita è finita, sono come delle persone morte, ma Gesù ha detto lui è la risurrezione e la vita. Se tu credi in lui, risorgerà, riprenderai la vita, vivrà ancora come un fiore che ha appena ricevuto l'acqua. Che Dio vi benedica e che lo Spirito Santo vi guidi.